Allora, nel percorso che il bambino compie per diventare un parlante, mi è sembrato, giusto ricordare che il linguaggio è funzione, in quanto strumento, fondamentale strumento di comunicazione, e forma che il bambino dovrà apprendere con il tempo. E attraverso il sistema funzionale, infatti, il bambino imparerà a fare riferimento e a significare e a fare cose con le parole, come più volte oggi abbiamo sentito questa espressione di Austin, imparando così e acquisendo un'adeguata competenza comunicativa. Attraverso il sistema formale il bambino acquisirà anche una competenza linguistica, imparando ad articolare fonemi e parole e a produrre enunciati grammaticalmente esatti. Ritornando all'espressione di Austin, che utilizza per definire proprio la pragmatica, fare le cose con le parole significa utilizzare il linguaggio per comunicare le proprie intenzioni, realizzare azioni reali e concrete e ottenere un'attenzione comune con un'altra persona in un contesto di interazione reciproca. Nei video che seguiranno vedremo insieme il percorso che i bambini compiono per bambini con ritardo di linguaggio e o di comunicazione, come compiranno i loro passi verso il mondo dei parlanti. Si tratta di contesti diversi con differenti figure terapeutiche. Nel primo video sono bambini con disturbo del neurosviluppo e con un severo ritardo dell'acquisizione del linguaggio, e in questo caso la terapeuta, il musicoterapeuta, entra in relazione empatica con i bambini, vedremo, trasformando i movimenti inizialmente stereotipati e chiusi dei bambini in un dialogo ritmico. Il movimento, come abbiamo sentito tanto oggi, e anche appunto il corpo, diventa un importante mezzo di condivisione di un'esperienza divertente e motivante, cosicché i bambini possono essere stimolati ad apprendere, interiorizzare e soprattutto poter formulare spontaneamente delle strutture ritmiche. Il ritmo, come è stato ricordato anche questo più volte, è infatti alla base della strutturazione del linguaggio, è uno dei tratti soprasegmentali e fa parte della struttura profonda del linguaggio, su cui è importante lavorare nei casi appunto soprattutto di comunicazione dove appunto non c'è ancora, no, il linguaggio, prima di fare un lavoro sulla struttura superficiale. Quindi è un importante avvio preverbale della comunicazione. Giallo, questo è il primo giallo, video. Giallo, 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 stop! Rosso, 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 rosso. Blu, 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 blu. Che colore?
Ci sono tante cose, secondo me, da dire su questo video, però penso che parli anche tanto da solo e, vista l'ora, la cosa che volevo sottolineare tanto importante è, avete sentito uno dei bambini, soprattutto come ripete, scandisce bludo, no? E questo significa che il bambino ha interiorizzato una struttura ritmica che è quella che ha proposto la terapeuta, e questo non sappiamo quando sarà possibile, ma sarà tanto importante per la produzione poi della sequenza sillabica. No, nella seconda fase ancora la struttura ritmica diventa un gesto simbolico all'interno del gioco dello squalo. E, nel secondo video, importanti ancora, forse scusate non si vedeva, no, parte direttamente così, prerequisiti importanti per il linguaggio sono l'ascolto e l'attenzione, come abbiamo sentito oggi. Se l'attenzione generale è alla base di qualsiasi forma di apprendimento, l'ascolto e quindi l'attenzione uditiva è tanto importante come lavoro propedeutico al lavoro per la discriminazione poi fonemica. Quindi anche con bambini molto piccoli, abituarli a discriminare suoni e rumori o ad ascoltare e riconoscere le pause diventa un lavoro tanto importante per il linguaggio. Quindi la motivazione, il contesto di gruppo e la buona interazione stabilita con le terapeute, questo sempre in ogni contesto, diciamo in ogni situazione, aiuta il bambino a sentirsi più sicuro, permettendogli di scoprire le proprie capacità. E questo lo vediamo tanto nel terzo video, in cui in un piccolo parte di una drammatizzazione della storia di Biancaneve, viene creato un contesto di comunicazione organizzato e facilitato. C'era una volta una regina che andava sempre davanti allo specchio. Vuoi sapere se sei la più bella? Sì? La regina che gli dice al cacciatore: tu dovrai uccidere chi? Biancaneve. Ok, cacciatore, vai! E la regina andò a sedere sul suo trono. È troppo bella! Che deve fare? Devi scappare. Devi scappare. Alta voce! Devi scappare. Devi scappare. Che coccola gli si può fare per farla svegliare? Potremmo fare le coccole di cavallo. Vediamo un po'. Vediamo. Una cosa così? O con i piedi? Eccolo, ecco! Il principe da lontano gli aveva mandato una carezza. Guardate, arriva la carezza del principe! La carezza del principe toccò Biancaneve e Biancaneve si sveglia. Dunque, l'inibizione verbale, questo non avevo detto, ma caratterizza i bambini di questo gruppo e anche non solo quella verbale. E le terapeute quindi costruiscono un contesto come contenitori emotivi, quindi in quanto anche adulti, e costruiscono un contesto facilitante sia all'iniziativa verbale che alla comprensione. E anche il gruppo diventa un'opportunità importante per sentirsi così anche più tranquilli, per condividere esperienze, emozioni, difficoltà e successi.
il bacio del principe, avete visto come si trasforma, no? In carezza, e quindi il bambino non fa la terapeuta si sostituisce anche gestualmente al bambino. E anche qui, anche lo specchio tanto, no, utilizzato da noi, diciamo, dovrebbe essere almeno nell'immaginario collettivo logopediste, è inserito nella drammatizzazione per il momento, e poi verrà utilizzato invece come importante feedback visivo per il lavoro articolatorio. Altra attività molto utile dopo la drammatizzazione e un'esperienza insieme anche grafica è raccontare insieme. Il linguaggio diventa manifestazione di un'esperienza. Noi abbiamo già fatto il cartellone che voi ci avete portato ogni volta per metterci i pezzetti. Poi l'abbiamo un po' già raccontata e l'abbiamo anche fatta come storia. Vi ricordate che avete costruito le casette? Com'erano? Vediamo se vi ricordate com'erano le casette dei porcini. Di paglia. Bravo. I mattoni. Cristian, tu te lo ricordi com'era? Di mattoni. Di meglio. Aspetta che Sofia sia un po' distratta. Sofia, ti ricordi com'erano le casette dei porcellini? Di paglia, di mattoni e l'altra? Di legno. C'era una volta, dice Cristian, tre porcellini. Oh! Uno ci aveva, guardate un po', una magliettina, come ce l'aveva? Viola, bravo. E questo qua invece che cosa aveva sugli occhi? Guarda un po'. Gli occhiali! Bravo Sofia, gli occhiali, come me. E questo porcellino, guardate un po' che ha un fiocchetto giallo. Un giallo. Porta sulle spalle un foglietto. Questa attività aumenta la capacità attentiva, stimola le abilità cognitive, favorisce lo sviluppo del linguaggio, l'articolazione, la struttura frasale, il bagaglio lessicale semantico. La prosodia naturalmente aiuta a mantenere viva l'attenzione, soprattutto dei bambini che hanno maggiori difficoltà. E a questo punto, nel quinto video, il bambino è diventato costruttore del linguaggio, in un gioco di ruoli diventa l'intervistatore. No, come ti chiami? A chi lo stai chiedendo? A me. Allora, fai così, come ti chiami? Poi gli dai il microfono. Gli fai la domanda? Come ti chiami? Domenico. Ti conosco, Domenico. Sono Patrizia Italiani, benvenuta alla mia... Grazie alla mia batteria energetica, grazie per l'attività di Tinoda. Sì. Così il mio costume te la prendo. Ho finito batteria energetica, poi te la metti. Anche alla canzone. Ma è troppo lunga, no? Una domanda a noi? A Simone, una domanda vuoi fare? Aspetta. A voi due. E dai, che domanda ci vuoi fare? Come ti chiami tu, Yolanda? Dammi il microfono, sennò perché la faccio la risposta? Microfono! Tu come ti chiami? Yolanda Benedetti. Sì, perché ti conosco. Ah, noi ci conosciamo da un po' di tempo, Sì? Perché state delle terapiste? Perché ci piace stare tanto con i bambini, ci piace fare questi giochi insieme a voi. Oh? Ah, ho capito! Vuoi farmi qualche altra domanda? Poi qui noi ti piace. Va bene. A te ti piace stare con il bambino così tanto? Ma come ti chiami tu? Io mi chiamo Chiara e mi piace stare con voi e lavorare con i bambini. Ok, ho capito. E a te quale gioco ti piace? A me piacciono tantissimi i giochi. Ho detto quale gioco? Dì il nome del gioco. Il tamburo e gli strumenti musicali. Sì, ok. Il bambino
avete visto come il bambino dice, no? È troppo lunga, quindi non inibendo assolutamente l'altro che continua, piuttosto che dire non capisco niente, no? Magari, e quindi questo anche, no? È tanto così. Poi l'altro bimbo non ha acquisito ancora una competenza linguistica, quello che dicevamo prima, però ha un'ottima competenza invece comunicativa, non si fa nessun problema, insomma la conversazione va avanti molto tranquillamente. Il bambino quindi, tramite l'utilizzo funzionale del linguaggio, ha imparato a verbalizzare le proprie intenzioni, gestire una conversazione e a costruire situazioni in cui utilizza le competenze linguistiche in modo appropriato. Quindi, stimolando l'intenzionalità comunicativa, l'iniziativa verbale, le capacità attentive di ascolto e anche sostenendo chiaramente il bambino sul piano emotivo, sarà possibile un lavoro più tecnico sulla discriminazione fonemica, e lo vedremo in un brevissimo video, e l'articolazione di parole e frasi allo specchio. Facciamo, se dico bene, c è il cigno giallo, lo coloriamo di giallo. Se dico male, s, sh, lo coloriamo di nero, va bene? Allora, ti dico... Sambella, ho mangiato una sambella. Come l'ho detto, bene o male? Male. E allora? Nero. Vai. E come si dice invece bene, se mi sentire? Attento. Sambella. Ancora? Stringi bene. Guardate come è soddisfatto dopo. Sambella. Adesso sentiamo. E lui non voleva fare nulla all'inizio. Ciccione. Questa la voglio evitare. Questa non gli piaceva. Allora, diciamo no. Centro. Certo. Come l'ho detta? L'ho detta bene o l'ho detta male? Centro. Bene. Bene. E allora? E finalmente lo specchio come importante feedback visivo di rinforzo al lavoro propriocettivo. Il bambino ora può fare un lavoro proprio di attivazione muscolare e propriocettiva dell'apparato fonoarticolatorio e apprendere nuovi schemi motori. Naturalmente il lavoro allo specchio è sempre poi seguito da un percorso, e quindi e per concludere, il bambino, sperimentandosi nel gioco, nella relazione con gli altri, nel racconto, ha capito l'importanza del linguaggio e della sua funzione comunicativa. Si è confrontato con le difficoltà e ha scoperto le sue potenzialità, imparando ad avere fiducia in se stesso e a tollerare le frustrazioni. Può quindi sperimentare l'errore senza paura e sbagliare serenamente, riprovare, così da raggiungere il suo traguardo. Grazie.